Salve a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova sfida Wi-Fi. Questa volta sono contro Alex e devo dire che questa sfida l'ho persa, sì, già spoilerato la fine, perché il suo team è veramente, veramente valido. Non voglio stare troppo a parlare, quindi voglio subito mostrarvi questa sfida, quanto è stata bella e epica. Mi è piaciuta veramente tanto e adesso ve la mostrerò anche a voi, anche se ho perso, così almeno sto imparando anche dalle sconfitte. Lo so, scusate se ci metto veramente tanto a caricare anche queste sfide wifi, ma come ho scritto ho problemi abbastanza gravi in famiglia, quindi non ho tutto sto tempo di stare a registrare, a editare. Quindi questa giornata sto cercando di fare un pochettino tutto, ho molti video pronti e pian pianino sto mettendo insieme tutto quanto per mettere a posto le cose, dai, preparare insomma tutto in modo da non stare indietro con i passi. Comunque abbiamo subito visto che il suo Gliscor mi ha utilizzato Tossina contro Azumarill e mi ha utilizzato poi Protezione, mentre io avevo utilizzato Cascata e gli ho tolto molta vita. Adesso con la Toxisfera si ricarica, quindi anche Azumarill ora è andato e lui ritirerà Gliscor dalla lotta mettendo un altro Pokémon che è Milotic. Con Milotic potrebbe essere un problema, infatti utilizzerò di nuovo Cascata, anche perché potevo stare molto attento a quello che mi metteva lui, a quello che metteva lui, e intanto mi ha ricaricato, si è ricaricato la vita, e l'avvelenamento ora si sente. Sto cercando di non sprecare altri Pokémon e di tenere Azumarill come vittima sacrificale utilizzando privazione su Milotic, così da togliergli anche avanzi. Il danno è abbastanza cristo consistente. Lui utilizza ripresa e Milotic lo odiavo per questo, lo odiavo per due motivi: uno ipnosi, due per ripresa, e quindi vado con privazione. Potevo utilizzare carineria e infatti ho sbagliatissimo, ho veramente sbagliato a utilizzare le mosse errate. La riutilizzo di nuovo e non importa, adesso Azumarill è andato mentre lui si è ricaricato Milotic ancora una volta, quindi un mio Pokémon ci saluta già. Non è un grande problema, vediamo cosa riesco a fare con Tundurus. Immaginavo che cambiasse Pokémon, forse, non mi ricordo se ho utilizzato Congiura o no. Comunque Alex, non di campo Alex, ovvero Gliscor, si è messo questo Pokémon come boss, diciamo, e adesso infatti ho utilizzato Congiura e Vencura di Gliscor lo ricarica ancora una volta. Non so perché ho riutilizzato Congiura quando mi sono rischiato una tossina in più, e infatti così è stato. Purtroppo ora ho anche Tundurus avvelenato, iperavvelenato, chiedo scusa, e ora mi subisco la giusta punizione per essere stato un idiota. Utilizzo Introforza, che essendo tipo ghiaccio super efficace e dovrebbe mettere capo a Gliscor, e infatti così è stato. Non ha più energie Gliscor, quindi siamo 1-1. Ora Tundurus perde qualche PS e adesso mette in campo Medicham, che avrebbe utilizzato sicuramente Gelopugno. Reagisce a un mega cerchio, io volevo provare a utilizzare comunque Fulmine, mi sa che ho sbagliato a lasciare Tundurus ancora in campo, e invece mi utilizza Bruciapelo. Non me lo sarei aspettato questo, anche se ha fatto un brutto colpo e l'avvelenamento ha solamente peggiorato la situazione, dato che mi ha fatto rimanere con uno di vita. Ora utilizza Pugno Scarica e mi mette KO Tundurus. Penso che se non avesse fatto un brutto colpo con Bruciapelo avrei potuto fare qualcosa, ma non ne sono sicuro, non posso avere la conferma siccome non è successo, e quindi ritira Medicham dalla lotta e ora mette Greninja. Probabilmente io utilizzavo Fuoco Fatuo, infatti così è stato, e colpisco Greninja. Ora che Greninja è scottato, diciamo che potrei avere qualche speranza in più? No, probabilmente no. Utilizza l'Acerboso diventando di tipo erba, quindi l'Acerboso, ho la fortuna che a Rotom non toglie moltissimo, quindi è un'ottima situazione.
Non so perché, ho sbagliato a utilizzare mal comune, lo so, scusatemi tanto, ma questa sfida diciamo che è stata giocata benissimo da parte sua, perché infatti ha vinto, e malissimo da parte mia, infatti non stavo nemmeno a guardar bene le cose. Quindi sono stato anch'io un po' un idiota. Quindi ora diventa di tipo buio, utilizzando Nero Pulsar. Io perdo ovviamente molti PS e utilizzo Invertivolt per poter cambiare Pokémon e metterne ovviamente un altro, cioè, sembra logico. Pensavo di metterlo KO, ma così non è stato. Quindi metto Garchomp, dato che è scarfato, speravo di fare qualche danno in più. Ora, Greninja è scottato. E posso cambiare Pokémon, avendo paura che lui potesse utilizzare mosse tipo ghiaccio, e metto Iatran. Praticamente, ora ritira lui Greninja dalla lotta e ora, utilizzando un bel Levita Roccia, potrei fare un bel po' di danni. Quindi utilizza Eledanza e io utilizzerò Levita Roccia. Quindi la velocità del Volcano aumenta, Levita Roccia viene utilizzato. E ora lui non mi ricordo che mossa utilizza, utilizza un'altra Eledanza e questo mi apre la strada per utilizzare Boato e levare Volcarona dalle balle. E infatti così almeno anche tutto il suo aumento di statistiche gliel'ho mandato in fumo proprio per questo. Viene rimesso Medicham e questo potrebbe essere un grave problema. Cambio Pokémon, ovviamente non voglio lasciare Iatran morire così, e metto Rotom. Con 67 di vita e non so quanto possa resistere ancora, mi utilizza Gelpugna, che non è molto efficace, mi rimane 23 di vita. Ricarico con avanzi e adesso volevo utilizzare Malcomune, non convinto che pensavo utilizzasse pugno scarica, perché assorbi pugno non gliel'avevo visto e quindi non ce la fa resistere, e anche Rotom purtroppo mi viene messo KO. Quindi, ora metto Garchomp e lui ritira Medicham dalla lotta e metterà Volcarona. Quindi gli toglie più di metà vita, grazie alle Vita Roccia. E con Oltraggio invece lo metto direttamente KO. Corpo di fuoco però mi scotta Garchomp e questo è già un altro problema. Un altro problema di stato per Garchomp potrebbe essere molto problematico per me. Infatti soffro per la scottatura e metto in campo Metal, che è Metagross Shiny, bellissimo. Non posso dire niente, Metagross Shiny è bellissimo. È uno dei Pokémon Shiny più belli che abbiano fatto. Ed è stata anche un'ottima tecnica la sua, perché io ora con la Scarf posso utilizzare solo Oltraggio e non posso cambiare. Fortunatamente mi confondo adesso, ma lui utilizza Meteor Pugno. Il suo Meteor Pugno mi fa un danno terribile e mi toglie molto più di metà vita, e in più la scottatura aumenta solamente i danni. Quindi io provo a sostituire per vedere se riesco a fare ancora qualcosa, quindi metto Iatran convinto che utilizzasse di nuovo Meteor Pugno. E infatti no, utilizza Terremoto. Ha previsto la mia tecnica e mi ha messo KO Iatran. Quindi anche Iatran ci saluta. E adesso rimetto Garchomp perché voglio provare a utilizzare anche Terremoto oppure Fuoco Bomba, ma sapendo che ha Milotic non mi conveniva utilizzare Fuoco Bomba. Quindi mette Greninja per vedere sicuramente quale mossa avrei utilizzato, e Greninja grazie però alle Vita Roccia viene sconfitto. Quindi ho utilizzato Terremoto proprio perché non volevo rischiare, e ora ho 23 di vita, mi sembra inutile tenere Garchomp così. Infatti lui utilizza Medicham, sicuramente utilizzerà Pugno Scarica per mettermi KO al Pokémon. Io comunque lo cambio, voglio provare a vedere se riesco ancora a farci qualcosa, e mando Greninja. Ecco, in questa sfida ho sbagliato, perché quando mi ha sfidato ho dovuto la prima volta rinunciare alla lotta perché avevo un Talonflame che utilizzavo solamente per usare il volo, perché ero nel Safari Amici e stavo cercando una squadra nuova da fare. Il problema è stato che la seconda volta dovevo riprendere Medicham, ma non so perché ho messo Greninja. Quindi non potevo rinunciare a un'altra lotta dicendo guarda ho sbagliato di nuovo, ho tenuto Greninja, non importa, è stato un grande errore.
Comunque avete visto, io ho provato a utilizzare un Nero Pulsar sperando che tentennasse, così non potevo utilizzare ripresa, e ora continuo così perché tanto ormai so di aver perso. Infatti speravo che mi attaccasse e invece no, continuava a tenermi in questa lunga e lenta agonia. Quindi ritiro Greninja e mando in campo Garchomp, proprio perché so che ormai ho perso. Quindi lui utilizza ancora una volta ripresa. E Garchomp ormai con la scottatura rimane a uno di vita. Non posso più fare niente, quindi provo a utilizzare terremoto. Potevo anche usare oltraggio, ma ormai dubito che avrei fatto qualcosa. Utilizza idrovampata, cosa che non gli sarebbe stato necessario. Bastava che avesse utilizzato ripresa, sarei morto lo stesso. E ora rimane il mio ultimo Pokémon, ovvero Greninja. Provo a utilizzare Nero Pulsar ancora. Lo colpisco e gli tolgo poco più di metà vita. Lui utilizza ripresa. Io speravo mi attaccasse, perché tanto ormai non potrei più fare niente. Sapevo ormai di aver la sconfitta a portata di mano, quindi non ho più fatto niente di serio. Vabbè, un po' come un solo contro Milotic, che non ci avrei fatta far niente. Quindi lui mi utilizza idrovampata, mi rimane 3 di vita, e l'avvelenamento mi mette KO anche Greninja. Quindi ragazzi, questa era un'altra sfida Wi-Fi. Ti ringrazio per avermi sfidato, avermi fatto capire che ci sono ovviamente team più forti del mio. Quindi ragazzi, se questa sfida Wi-Fi vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo alla prossima. Un saluto a Teo. Ciao ciao.